Ciao a tutti, oggi vi illustro un pochettino quali sono appunto gli strumenti che abbiamo a disposizione con il nostro PepaCura Designer 3. Allora, prima cosa andiamo a caricare il nostro oggetto, anzi ve lo faccio vedere che è meglio. Ecco qui. Andiamo a caricare il nuovo oggetto. Ecco qui. Voilà, l'oggetto è rifatto. Ho dovuto un po' rimettere a posto, raddrizzare, quindi il resto è uguale a prima. Allora, appunto, per prima cosa io di solito setto la pagina, una cosa che viene fatta subito perché permette anche al programma di gestire meglio il tutto. E bisogna vedere voi a casa che cosa avete disponibili. Ad esempio, io ho una stampante che permette l'uso di fogli A3, di conseguenza ho la possibilità di avere molto più spazio a disposizione rispetto a una 4, anche perché il foglio che ci fa vedere lui è già compreso di margine, nel senso che viene calcolato lo scarto che ha la stampante quando stampa, e di conseguenza io sto sempre all'interno di questo rettangolino tratteggiato e a volte anche un po' lontanino perché non tutte le stampanti sono uguali, a volte mi faccio fuori un pezzettino dove ci sono delle cose importanti e non riesco a vedere. Allora, come si fa appunto? Si va nella sezione Setting, Print and Paper Setting, e dal di qui abbiamo la gestione che se guardate è proprio simile al nostro PepaCura Behavior 3. Allora, mettiamoci la carta. In questo caso io ci metto una 3, così vi faccio vedere diversamente come funziona. Lui in automatico mi crea la pagina con le dimensioni di una 3 standard, mi dice come voglio la carta, che sinceramente è indifferente. I margini, uno può sceglierli. Se io ho una stampante che ha un margine di errore di 10 mm, non vedo perché non posso usarli. Mi permette di fare più pezzi dentro un foglio. La classica linea, la pesantezza della linea che abbiamo nella carta, e il quanto è grossetto la scritta e anche le varie righe tratteggiate e le righe continue, il tipo di stampa che uno vuole fare, quindi sempre vector per quanto riguarda le linee, e quindi anche la qualità che comunque sia sempre rispetto a una stampa con immagine. E in questo caso, una volta che abbiamo scritto la pagina, lui cambia il piano di lavoro e possiamo andare avanti con il resto. Io di solito, ragazzi, qua non cambio quasi mai niente. Diciamo che i problemi uno li vede quando crea l'oggetto. Io qui non sono in grado di capire quali siano i problemi grossi. Io una volta che vedo che l'oggetto è unico, sono abbastanza sereno. Però ci sono anche dei modi per ritoccare l'oggetto, ma per me non mai convenienti da questo programma, sempre da programmi di 3D model o 3D editing. Allora, esplodiamo l'oggetto, ovvero lo facciamo diventare pezzettini di carta. Si fa con il comando unfold, che una volta cliccato fa le domande che abbiamo visto anche nei corsi precedenti, ovvero dimmi le dimensioni. Noi nel lavoro di prima avevo fatto vedere un pochettino come arrivare a una scala, e quindi utilizzando l'altezza, però è sbagliata. Fai conto che per colpa di quel corno io dovrei creare un omino senza il corno e dirgli è alto 1,70, però devo togliere tutte le cose in eccesso, perché se io faccio un omino alto 1,70 dove ci sono 30 cm di corno, ovviamente viene un'armatura molto più bassa di una persona veramente alta 1,70. Allora, in questo caso non voglio fare impastimenti, quindi mettiamo un 8,8 per far vedere un pochettino quello che succede. Lui in automatico mette tutte le varie dimensioni, mantenendo comunque sia le proporzioni, e poi ci dice anche lo spazio che abbiamo fra un pezzo e l'altro.
Ragazzi, questo qui è, non serve a niente. Io posso mettere 1, 2, 1000, non interessa. Perché io metto 15 perché vengono abbastanza vicini e riesco a gestirli. Ma è lo spazio che dà fra i vari pezzettini che tanto alla fine vengono spostati manualmente. Allora, ci dà un ok e lui in automatico spezza tutto. Ecco, lui lo fa in automatico questo lavoro. Però ovviamente lo fa in un modo ignorante, da paura. Nel senso che questo pezzo così gigantesco non ci starà mai dentro all'oggetto, al foglio A3. Di conseguenza sta a noi prendere pezzo per pezzo, separarli, tagliarli a nostro piacimento, per poi finire l'oggetto. Come si fa? Una volta che abbiamo fatto l'unfold si creano tutti questi bellissimi strumenti, che ancora non li conosco proprio al 100%. Però, fra le tante cose, abbiamo appunto il destro, che è sempre il nostro migliore amico per quanto riguarda questi programmi, che dà quasi tutti le possibilità di utilizzare gli strumenti che sono qui, tranne altri che sono un'infinità nel 2D model, ma li vedremo più avanti. Allora, per iniziare bene a lavorare e fare i primi progettini così semplici, si può utilizzare appunto il destro, che permette di selezionare che cosa vogliamo fare. Nel senso che io posso semplicemente scegliere se spostare i vari oggettini, come posso anche dirgli ruota. Se io vedo che non ci sta, posso provare a ruotare. Seleziono un punto di rotazione, ovvero seleziono il punto dove girerà la figura. Se io prendo nel mezzo qui, la figura, col sinistro clicco una volta, poi facendo così, vedi. Ecco qua, che gira intorno al punto. Però se prendo come punto di rotazione un pezzo esterno, come questo, e gli dico fai la rotazione, lui me la fa utilizzando il centro, quel punto. Ora vediamo appunto, se il foglio è piccolo, il pezzo è troppo grande, come si fa? Con appunto la funzione join disjoint face, ovvero è appunto e attacca o stacca la parte, io posso andare col sinistro e dire questa parte qui, infatti vedete che è verde perché vuol dire che è riferito a un altro pezzo attaccato. Se io clicco qui, in automatico il pepacura si staccherà l'oggetto. Ecco che abbiamo diviso il pezzo. Non mi va bene ancora, nel senso che non è abbastanza staccato. Va bene, posso anche separarlo. Mi raccomando, state attenzione perché dove è rosso vuol dire che non è attaccato, ma è già staccato. Infatti, se andiamo a vedere vicino, vedremo che appunto abbiamo il pezzettino staccato e appunto il pezzettino attaccato, che sono tutte le righe verdi. Ecco, quindi io cliccando su questo posso staccare, su questo posso staccare. Io vi consiglio di fare cose comunque sia sempre speculari, nel senso che se un oggetto è fatto ben costruito in questo modo, non andate a separare prima questo, poi questo, questo, perché succede veramente che vi perdete pian piano. E di conseguenza cercate sempre di fare tagli speculari, in modo che avete sempre un pezzo A e un pezzo B specchiato. Quindi non dite mate poi dopo nell'applicazione. Per riattaccare le facce staccate, invece di cliccare col sinistro, si clicca. Ecco qua. Si riclicca dove c'è il rosso. Scusate, mi sono sbagliato. Si clicca dove c'è il rosso e lui in automatico e riattacca. Ecco qua. E riattacca. Di conseguenza, anche questo per tagliare in modo speculare, potrei tranquillamente tagliare nel mezzo e tagliare magari le due alette. Ecco qua. Questo può anche essere lasciato così. Questo magari è un pochettino troppo lungo, quindi gli diamo una tagliatina anche a questo qui che sembra troppo lungo. Ecco qua. E anche questo qui che era uguale a quello, cerchiamo di tagliarlo nella stessa zona, sempre per aiutare lo sviluppo. Allora, questo non mi piace, e anche questo. E poi ci si diverte con il Rotate e il Select and Move.
Allora, ci sono certi progetti dove uno carica l'impossibile oltre, di conseguenza si avranno anche dei pezzi in più. Facciamo un esempio della macchina di Batman che abbiamo visto nei primi corsi. Se noi abbiamo un oggetto così sviluppato e non mi interessa il pezzo interno, se sono veramente bravo a capire il casino che c'è in mezzo, posso prendere quel pezzettino e spostarlo fuori e dall'ambiente di lavoro, ovvero facendo così. Quando sta nel grigio, non è una cosa che verrà stampata, ovvero un pezzo che non viene poi lavorato. Però è sempre presente nel progetto. Io se lo vado a cercare e lui mi dice il pezzettino collegato va in riferimento al pezzo esterno, so che non ci potrò mai attaccare niente. Comunque, una volta che abbiamo finito di tagliare tutti i pezzettini e siamo sicuri, possiamo partire con il posizionamento, ovvero trovare la posizione giusta nel foglio. E pian piano riempirlo tutto a nostro piacimento. Ecco qua. Io sono abbastanza dell'idea che uno sì, più pezzi ci fa stare e meno spende, però deve stare anche attento perché a volte appunto per colpa anche dei margini un pezzo non viene stampato. Tocca ristampare è un gran casino, devi stare attento a quello che fai. Ecco qua. Mi raccomando, usate anche molto la lente di ingrandimento perché vi permette anche di capire quando siete andati sopra un altro pezzo, perché quando andate a tagliare, dopo vi tocca ricostruire mezzo mondo. Ecco qua. E così via. Una volta fatto, facciamo un esempio, salviamo con nome del modello appunto PDO in automatico. Quando io vado a salvare, lo salvo, vado a uscire, ecco qui, e troveremo appunto il nostro elmorifatto.pdo che verrà aperto col nostro Pepacura Design Viewer e avremo tutti i vari comandi per quanto riguarda la creazione dell'oggetto. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima.